Credo che questo tavolo tecnico debba porsi due obiettivi fondamentali. Uno che è quello di definire una metodologia per la rilevazione dell'entità del fenomeno, e questo lo si ottiene con la collaborazione di rappresentanti del mondo scientifico e accademico, ricorrendo ad un approccio epidemiologico rigoroso. Prima dobbiamo quantificare il problema nel tempo, ma anche nello spazio, sapere se ci sono aree in cui il problema è più frequente. Questo permetterà di elaborare una strategia. Il secondo aspetto, secondo me anche più importante in questa fase del progetto, è quello di sensibilizzare tutte le forze sociali. Quindi vedo in aula associazioni, vedo rappresentanti del mondo scientifico, della società civile in generale. Certamente il livello di allerta elevato può permettere di meglio affrontare il problema. Questo è un percorso che abbiamo iniziato con il terapia dell'infanzia nel 2019, andando quindi ad estrapolare dei dati che vanno dal 2015 al 2020, e quindi ci si aspetta di analizzare anche i dati degli anni successivi al fine di valutare quelle che sono le problematiche principali appunto dell'età pediatrica e quindi poi di effettuare screening e valutazioni che possono essere appunto utili.